55 quintali di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Salerno nell'ambito di attività di verifica della regolarità dei prodotti posti in vendita. All'esito di un'attività info-investigativa, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore sono intervenute presso un esercizio di Angri, attivo da oltre 10 anni, nel settore della vendita al dettaglio del pescato. Nel corso dell'ispezione, i militari hanno rilevato la presenza di una cella freezer di circa 60 metri quadrati, al cui interno era stoccato un ingente quantitativo di prodotti ittici, confezionati in scatole e cassette di plastica, riposte a diretto contatto con il pavimento e su fatiscenti pedane in legno. Ulteriori analisi, eseguite con l'ausilio del personale specializzato dell'ASL di Salerno 1, hanno poi permesso di accertare che la quasi totalità degli alimenti era sprovvista delle necessarie informazioni in merito alla tracciabilità o risultava comunque aver già da tempo superato la data di scadenza consentita. Lo stesso vano frigo era tenuto in condizioni igienico-sanitarie tanto precarie da escludere in qualsiasi modo l'idoneità al consumo del relativo contenuto. All'esito dei riscontri, i finanzieri hanno quindi cautelato tutta la merce rinvenuta per un valore commerciale di circa 100.000 euro. Seguiranno i conseguenti processi di smaltimento con il supporto di una ditta specializzata. La rappresentante legale della società è stata denunciata alla Procura della Repubblica per gravi violazioni commesse in danno alla sanità pubblica, per le quali rischia l'arresto fino a 1 anno e un'ammenda che può superare i 30.000 euro.